Ciao a tutti, buonasera, eccoci a un nuovo appuntamento col mio salotto letterario virtuale. Ciao Lorella Marini, che è la mia ospite di oggi. Paolo, piacere di vederti, di incontrarti virtualmente. Piacere mio. Allora, con Lorella parleremo di un libro molto interessante, anche perché tra l'altro un aspetto che io vorrei anticipare senza spoilerare nulla, che a me piace molto di questo libro, è il concetto di punto di vista. Perché è una questione sulla quale secondo me non è che qui stiamo a fare lezioni di scrittura, ci mancherebbe altro, perché questo è un compito che spetta a persone molto più titolate di me per farlo, però è un qualcosa secondo me che a volte viene un po' trascurato. Invece è una cosa che mi ha colpito molto di questo libro, però io come sempre ho una tradizione che non manco mai di rispettare. In prima battuta, quando ho il piacere di avere per la prima volta un ospite nella mia rubrica, gli chiedo di raccontarci qualcosa di se stesso. Quindi dici qualcosa di te, Lorella, prima di iniziare a parlare del libro. Ah, interessante, non l'avevo preventivato questo. Allora, io sono un'insegnante, ma mi fa piacere comunque, anche per introdurre un po' il perché di questo romanzo. Io sono un'insegnante di inglese, insegno da tantissimi anni, sono vicina alla pensione e niente, la mia esperienza di insegnante in qualche maniera ha dato la spinta a questo romanzo. Detto questo, non è però il primo romanzo che scrivo, cioè oltre ad essere un'insegnante, io ho la passione della scrittura da sempre e diciamo che ho scribacchiato un po' tutta la vita, però sono una decina d'anni che scrivo un pochino più sul serio. E quindi ho partecipato a concorsi, ho pubblicato racconti in raccolte e poi ho pubblicato una specie di satira, chiamiamola satira perché effettivamente è satira, addirittura satira politica, quindi un genere molto diverso da questo romanzo, che era basata sulla rivisitazione dei viaggi di Gulliver. Quindi questo è stato il mio primo prodotto, diciamo, letterario, il mio primo exploit. E poi ho tradotto un romanzo storico dall'inglese, un romanzo storico ambientato a Perugia. Ecco, queste sono le mie esperienze dal punto di vista, diciamo, della scrittura. Però, ecco, ho scritto anche tante altre cose che non ho pubblicato, perché magari adesso non mi sembrano più adeguate, non mi interessa più e mi sono servite molto anche per imparare, perché uno non è che scrive e pubblica. Questa è un po' è uno dei tasti dolenti quando si parla di mondo degli emergenti esordienti, cioè l'idea appunto che, come dire, basta mettersi, non dico più carta e penna perché quello lo usano in pochi ormai, però davanti alla tastiera, davanti allo schermo del PC per buttare giù qualcosa, scrivere e pubblicare, purtroppo non è così semplice, soprattutto quando si vuole fare un bel lavoro, che è uno dei propositi che un autore deve avere necessariamente, soprattutto se vuole fare quello che io chiamo il cosiddetto salto di qualità, cioè se vuoi andare oltre un certo step, un certo traguardo, devi comunque impegnarti, investire tempo e studio, perché la scrittura, come tutte le arti, va imparata. La scrittura è un'arte, arte vuol dire imparare e mettere a frutto quello che si è imparato per realizzare qualcosa di buona qualità. Usiamo un termine un po' generico che rende però secondo me efficacemente l'idea. Perché dicevo prima che questo, tra l'altro dimenticavo di dire che tu sei di Perugia, giusto? Sì, sono perugina nata e cresciuta, insomma, una perugina doc. Una bellissima regione, l'Umbria. Credo che tu, se non ricordo male, sei la seconda autrice dell'Umbria che io ospito nel mio canale. Io mi sono sempre premurato di dire che da me sono venuti autori di tutte le regioni italiane, ci tengo sempre a dirlo perché è stato un bel viaggio anche attraverso tante, tante realtà, e devo dire che l'Umbria è veramente una bellissima regione. E Perugia ci sono stato qualche anno fa e ne conservo un bellissimo per Pasqua, se non ricordo male. Ho fatto la settimana di Pasqua in Umbria, una bellissima esperienza e un bel giro, tra l'altro. Avevo toccato tutte le principali località partendo proprio dalla tua città, da Perugia. Adesso passiamo a parlare di Paranoid Android, che è il libro di cui parliamo questa sera. Io prima ho anticipato il concetto di punto di vista. Adesso, ecco, spiegaci tu perché io mi sono soffermato un attimino su questo particolare che non è per nulla secondario, eh.
No, non è secondario e non è scontato. Allora, questa è una narrazione in terza persona, cioè io ho narrato una storia usando la terza persona, però è una terza persona particolare. Quando ho provato a definirla, ho chiamato questo tipo di narrazione o di narratore una sorta di narratore empatico, cioè è un narratore che accompagna il personaggio durante la storia in qualche maniera e ci sono all'interno delle varie parti delle intrusioni in corsivo che sono diciamo come proiettate dalla psiche del personaggio sulla pagina. Questo è un aspetto. Per quanto riguarda poi il punto di vista specifico, diciamo che c'è il punto di vista del professore nella narrazione e il punto di vista dello studente, non solo, c'è anche il punto di vista di una piccola comunità di signore anziane che vedono il ragazzo per la prima volta e lo etichettano subito come il delinquente. Quindi si vede presentato il personaggio Lorenzo, che è il ragazzo, che è lo studente, attraverso il punto di vista di queste vicine di casa, un po' anziane, un po' ottuse, che lo etichettano subito in quella maniera. Poi c'è anche, diciamo, dal punto di vista della narrazione, una particolarità, nel senso che nella prima parte il personaggio Lorenzo non compare e viene come evocato, va detto che sono due personaggi principali, uno è il professore e uno è lo studente. E nella prima parte lo studente non compare. Viene continuamente evocato attraverso il punto di vista di chi lo conosce, quindi del professore, attraverso qualche eco che viene dai compagni, in particolare un paio di professoresse che lo vedono come il fumo negli occhi. Quindi c'è questa narrazione che viene fatta come a tasselli, per cui il personaggio si ricompone sulla base di diversi spunti che vengono dati. Quindi questo per quanto riguarda la narrazione, non so se era questo che volevi Sì, che io no, rimarcassi, se era questo che no, stavi. certo, è una bellissima analisi, ma soprattutto anche rimarcare il fatto che la narrazione che avvenga in prima o terza persona avviene attraverso gli occhi del protagonista. E questo è il concetto di punto di vista, cioè quando tu narri una vicenda, come in questo caso la vicenda appunto di questo studente e del suo professore, dire dal punto di vista dell'uno o dal punto di vista dell'altro vuol dire vedere, come possiamo dire, il mondo, la vicenda, i fatti e quello che si sviluppa con gli occhi di quel personaggio, non con gli occhi di chi lo scrive. E questa è questo l'aspetto Chiaro. basilare del discorso, perché è un qualcosa che ho paura spesso viene un po' tralasciato. No, oddio, non sempre, per carità, però diciamo che a volte è un aspetto, secondo me, manchevole in molti, perché noi, io dico sempre, noi siamo cresciuti, parlo anche dei tempi miei, visto che ormai ho quasi 50 anni, con magari, che ne so, leggendo, cosa ti posso dire, Promessi Sposi, tanto per fare un esempio classico che conoscono tutti, dove c'è molto la figura del cosiddetto narratore onnisciente, cioè dell'autore che si inserisce nella trama per diciamo così, fare degli interventi, raccontare delle cose. Ecco, nella narrativa contemporanea questo non deve No, non c'è avvenire. più. È ovvio che non c'è più, cioè il narratore onnisciente in quanto tale, ma non dico che sia un tipo di narrazione che non va bene, tutt'altro, ci sono dei capolavori che sono Sì, no, stati, per carità, nessuno lo ma è discute. un tipo di stile, un tipo di narrazione che diciamo è piuttosto datato. Io tendo ad usare la terza persona, ho visto che c'è una prevalenza nella narrazione, una prevalenza, ho sentito tanti scrittori che scrivono le loro storie usando la prima persona. Io mi trovo un po' a disagio con la prima persona perché, vedi, perché la trovo, cioè, una contaminazione. È veramente difficile riuscire a scrivere in prima persona e mettersi nei panni di un altro. Non dico che sia impossibile e ci sono delle splendide cose che sono state scritte, però al momento preferisco
questa narrazione in terza persona, che ovviamente però non è narratore onnisciente. E ripeto, ci sono queste intrusioni, io mi trovo molto bene in questo, queste intrusioni dalla psiche dei personaggi, cioè pensieri che proprio nel contesto della narrazione vengono inseriti e magari evidenziati in maniera in corsivo, tanto per far capire, no, lo stacco. Identifica il cosiddetto pensiero del personaggio, uno degli stili, appunto, quello di Certo. inserire. C'è chi usa le virgolette alte, chi usa il corsivo, comunque, sa, è per identificare il pensiero del personaggio. Vogliamo spendere due parole, senza spoilerarne troppo, ovviamente, perché questo non bisogna. Io guarda, l'ho detto dal primo giorno che ho iniziato a fare queste interviste. Parliamo del tuo libro, però, come dire, diamone qualche pillola, qualche spunto. Dobbiamo stare qua a raccontare il libro lo dovete leggere. Infatti, mi sembra giusto. Allora, il libro, ecco, questo lo faccio Allora, vedere, ma non so se si vede. no, scusa, puoi spostare un attimo perché non si vede, non si è vista la. Ah, ecco, così lo si vede, perfetto. Sì. Allora, questo è Paranoid Android. Due parole sul titolo. Gli amanti dei Radiohead sapranno che è un pezzo famoso dei Radiohead, quindi io mi sono ispirata a quella canzone. Perché Lorenzo, che è il personaggio, il ragazzo, lo studente, ha una passione per i Radiohead e lui si autodefinisce come un paranoid android, cioè quando parla di sé, quando scrive di sé anche qualche volta, si definisce così, cioè un androide paranoico, ecco. Quindi è un ragazzo che ha qualche difficoltà, diciamo, e questo è il personaggio giovane. Poi c'è un personaggio di mezza età, sono due, diciamo, i personaggi principali, poi c'è una serie di personaggi intorno. Quindi lo studente Lorenzo e il professore che si chiama anche lui Lorenzo. Lo studente Lorenzo va da là e il professore Lorenzo Diana. Allora, che cosa narra questo romanzo? Narra proprio la relazione fra i due, che è una relazione improntata all'amicizia, fra virgolette, che è un'amicizia. Cioè, è un'amicizia, ma non nel senso del professore che prende lo studente, se lo porta al bar, pacche sulle spalle, non è questo. È un'amicizia in cui ognuno ha il suo ruolo, quindi lui è il professore e l'altro lo studente, e però è un'amicizia basata sulla stima reciproca. Cioè, Lorenzo, lo studente, è un ragazzo molto critico. Ha delle reazioni anche irrispettose nei confronti di altri insegnanti. È una bella testa pensante, molto dissacrante in certe cose. È il classico studente in classe che rompe. Lui è così. Ma con il professor Diana invece non è così. Perché? Perché coglie in questo professore un suo essere alternativo, un suo essere diverso, un modo di porsi che non è comune. E quindi c'è una stima reciproca, sono entrambi personaggi alternativi. Quindi la storia di un'amicizia è un'amicizia su cui si innesta però un piccolo mistero, perché il professor Diana comincia a ricevere, anticipo che Lorenzo non viene a scuola un paio di giorni, scompare. E il professore comincia a ricevere degli strani messaggi poetici, sono poesie, una è una poesia di Ungaretti, un'altra è una poesia di un autore inglese, e si comincia a domandare chi glieli abbia mandati. Quindi c'è questo rapporto, ripeto, di amicizia che viene narrato e c'è questo mistero anche che piano piano si svelerà e che io non Beh, no, svelerò. certo, sono già molto svelato. È legato ovviamente al ragazzo. Quindi se lo devo definire come genere, direi che è una storia, diciamo, che ha qualche caratteristica del giallo, perché c'è questo mistero, questo ragazzo scompare, non si sa che fine abbia fatto, la famiglia non ne sa niente, quindi ci sono degli elementi del giallo, c'è questo professore che appunto perché è legato a lui, perché gli vuole bene, comincia a cercare di capire che è successo, indaga, fra virgolette, con l'aiuto di una strana bibliotecaria. E questo è un libro che parla molto di cultura, di libri, insomma, c'è proprio come humus anche questo ragazzo che legge, che ama leggere, nonostante non sia lo studente modello, non lo è affatto. Una curiosità, tu ci hai detto in partenza che sei appunto un insegnante, insegni inglese per essere esatti. I tuoi studenti, che tu sappia, qualcuno dei tuoi studenti l'ha letto il tuo libro? Sono una Sì, curiosità.
Dunque, a parte che ne ho regalato una copia ad ogni classe, perché volevo che lo leggessero, cioè, chiaramente non è che vado a vendere il libro ai miei studenti, anche se insomma, il libro è un prodotto commerciale, però insomma non mi piaceva. Quindi gliel'ho regalato a ogni classe e l'hanno letto, l'hanno anche molto apprezzato. Qualcuno di più, qualcuno di meno, perché poi cioè, ogni lettore ha le sue predilezioni, mi sembra giusto. Ma la cosa più bella che mi ha detto un ragazzo, ancora me la ricordo, ancora il messaggio è: erano anni che non leggevo più, anni, insomma, un paio d'anni credo, perché un ragazzo di 18 anni, insomma, comunque non sarà una vita. E questo libro l'ho amato molto e mi ha fatto ritornare la voglia di leggere. Ho amato sia il professore che lo studente. Ecco, questa è una cosa molto bella. Poi non tutti l'avranno amato così, molti non l'avranno letto per carità, però. Un discorso di gusti, io per primo dico, ho sempre detto, no, non lo dico per restare tra virgolette imparziale, però anch'io ovviamente ho i miei generi di riferimento e quelli che invece magari non, più che altro non mi solleticano, non mi piacciono, e quindi comunque sia, è importante però avvicinare le persone alla lettura, quindi guarda, già avvicinare dei ragazzi alla lettura col mondo di oggi non è per niente semplice, quindi è già di per sé un gran bel traguardo. Io ti chiederei, conclusione di questa nostra chiacchierata, che tra l'altro devo dire ho trovato molto interessante da tutti i punti di vista, c'è per caso un passaggio di questo libro molto breve che scegli tu naturalmente che potresti leggerci, così almeno ci facciamo un'idea della narrazione, dai. Direi proprio l'incipit, o se no, forse ancora meglio il momento dell'incontro tra il professore, no, e Lorenzo, Va il bene. momento, la prima lezione in pratica in cui si conoscono. Allora, fammi trovare un secondo perché qui mi perdo tutto. Ecco, Lorenzo, non ho anticipato questo, è un ragazzo che viene da un'altra città, viene dal Veneto, da un paesino del Veneto, quindi arriva in classe l'ultimo anno, quindi in quinto, nessuno lo conosce, lui non conosce gli insegnanti e quindi frequenta i primi 2 giorni di scuola, si annoia moltissimo, poi finalmente arriva il professor Diana e quindi qui c'è l'incontro fra i due. Vado, eh? Prego, prego. Poi un giorno era entrato in classe il professor Diana, camminando un po' storto e borbottando qualcosa sulle ossessioni della pinguina. La pinguina è la preside, detta così. Indossava un ridicolo cappello grigio topo e un cappotto blu di quelli giurassici, ma aveva qualcosa dentro che teneva tutti sul chi va là, adrenalina pura. Allora, signori, siete freschi stamattina? Avete la mente sgombra da preoccupazioni o l'andamento dello spread vi turba il sonno? Non aveva atteso una risposta e aveva cominciato a discettare di letteratura romantica e romanzo storico e poesia e arte, girando fra i banchi e guardandoli con quegli occhiali da miope. Tutto a un tratto aveva virato verso Orwell, la neolingua e il rapporto fra il linguaggio e il pensiero. Perché più la lingua è povera, più il pensiero si ritira e raggrinzisce, signori miei. Avete presente quando la mammina mette un golf di lana in lavatrice a 90 gradi e ne esce fuori una pallottolina di pelo arruffato al posto del vostro bel golfino di cashmere? Così diventa il pensiero, se non ha le parole. E quando voi parlate con quelle vostre parole povere e impacciate, non fate altro che dare un colpo mortale ai vostri pensieri. Li fate abortire sul nascere, commettete un peccato mortale. E questo è il professore. E brevemente, sono 5-6 righe. Poco dopo, Lorenzo, il ragazzo, gli dà una risposta provocatoria a qualcosa che lui ha detto, e il professore reagisce. Il professore lo aveva guardato con quegli occhi un po' bovini. Tu devi essere quello nuovo. Quello con quel cognome strano. Sai che vuol dire servo di Dio? Sotto la scorza leghista dovresti avere sangue arabo, soggetto interessante. Lorenzo era rimasto per un attimo in silenzio e poi si era ripreso. Non credo proprio. Basta chiedere a mia nonna, lei sa tutto sulla famiglia Vadalà. Perché dovrebbe saperlo lei? E poi non lo sa che chi sa fa e chi non sa insegna? Ecco, questo è Lorenzo, il ragazzo, poi continua, insomma, sempre con provocazioni.
Abbiamo visto la risposta volutamente provocatoria, che già Lui ha questo si diploma. capisce benissimo. L'ultima domanda di servizio, dove possiamo acquistare il tuo libro e anche oltre al formato cartaceo, naturalmente, se esiste anche l'ebook in questo caso. Dunque, l'ebook non esiste al momento, questo purtroppo Il mi dà cartaceo, quindi va cioè, bene. il cartaceo si trova in tutte le librerie online, al momento su Amazon ho visto che non è disponibile, probabilmente è terminato, però c'è su IBS, Feltrinelli, Mondadori, insomma, E puoi librai, ordinarci anche tutte tramite online, e poi si può ordinare in libreria, insomma, libreria. l'editore è Scatole Parlanti, un editore di Viterbo, eccolo, Sì, se si che vede. ho già incontrato altre volte. Ricordo tra l'altro che è una casa editrice non a pagamento, di quelle che piacciono a me, che mi sento sempre di Se non consigliare agli autori. Sono d'accordo perché, ripeto, se volete pagare, pagatevi una buona scuola di scrittura fatta da gente seria, pagatevi un agente, pagatevi un editor, ma non pagate l'editore, per carità di Dio, questa è una cosa da non fare assolutamente, secondo me, poi ognuno fa quello che vuole, io mi limito ad esprimere la mia opinione, poi ognuno è libero arbitrio assoluto. Grazie, Lorella. È grazie. Ok, è stato un piacere. Ciao stato un Paolo. piacere anche per me, grazie, buona serata a tutti e ci vediamo prestissimo con un nuovo ospite. Ciao.